ben 450 bikers sul Pollino per la 10ª edizione della Marathon degli Aragonesi, la gara di mountain bike inserita nel calendario ufficiale del Trofeo dei Parchi Naturali organizzata dall'ASD Ciclistica Castrovillari. Tre percorsi per chiudere la 3 giorni del Pollino Bike Festival, l'evento ideato da Catasta che rende il Pollino meta degli amanti delle due ruote e non solo. Quest'anno celebriamo il 10º anno della Marathon degli Aragonesi. La Marathon è nata per coniugare sport, turismo e promozione del territorio. Non a caso spaziamo su tutto l'arco del territorio del Pollino, versante calabrese. Faremo lo stesso percorso che abbiamo fatto lo scorso anno, attraversando i comuni di Morano Calabro, Saracena, San Donato di Ninea e Lungro. Abbiamo centrato l'obiettivo per quanto riguarda sia l'aspetto sportivo che quello della promozione del territorio. Abbiamo fatto tantissimi partenti, tantissime famiglie dalle regioni centro-meridionali sono venute nella nostra zona ad ammirare le nostre bellezze e a promuovere il nostro territorio. Dall'anno scorso insieme a Catasta abbiamo ideato il Bike Festival, veramente un'idea di Catasta insieme a noi, una 3 giorni dove si parla di bicicletta a tutto tondo. Siamo alla seconda edizione di una manifestazione che amiamo tanto, una delle tante che organizziamo. Noi siamo Catasta, una cooperativa che gestisce il centro visite che è alle mie spalle, il centro visite del Parco Nazionale del Pollino, e da 2 anni collaboriamo con la Ciclistica Castrovillari che organizza una grande manifestazione sportiva che è la Marathon degli Aragonesi, e noi la condiamo di eventi collaterali, di approfondimenti, di incontri, passeggiate, trekking, pedalate, concerti, cibo, gastronomia, un modo per conoscere e connettere un territorio incredibile che è quello del Parco Nazionale e che noi presidiamo e stiamo cercando insieme a tutti gli operatori del territorio di valorizzare.